Ciao a tutti, per la nostra rassegna sui grandi fotografi oggi parleremo di Robert Frank. Robert Frank chiuderà con noi il cerchio sull'agenzia Magnum, vedremo perché. Ho scelto questo libro perché per raccontare un fotografo iconico ci vuole un libro iconico. Questo volume, questa raccolta di fotografie racconterà l'America degli anni 50 come nessuno ha mai fatto, in una maniera non convenzionale e in una maniera assolutamente sincera e libera. Saranno appunto queste le motivazioni che porteranno l'agenzia Magnum a non accettare tra le fila dei suoi reporter Robert Frank. Sarà il grande escluso, il grande rifiutato, un libero pensatore che non vuole scendere ai compromessi delle regole dell'agenzia. Robert Frank nasce a Zurigo nel 1924, anche lui da una famiglia ebrea, e cresce coltivando la sua passione per la fotografia, tant'è che per 4-5 anni sarà assistente fotografo. Nel 1947 decide di seguire il sogno americano, si trasferisce negli Stati Uniti in un paese che per lui è in quel momento sinonimo di libertà, autonomia ed espressione artistica e politica. Presto questi ideali verranno disillusi, ma fotograficamente lui troverà immediatamente il suo spazio, tant'è che diventerà subito fotografo di moda per l'Harper Bazaar. La sua passione per il fotogiornalismo continuerà e l'alimenterà parallelamente, quindi lavorativamente sarà un fotografo di moda, per passione andrà in giro a fotografare l'America. Non sceglierà mai una categoria umana preferita, non i bambini, non gli anziani, non le donne, non i bianchi, no. Lui sarà affamato di tutto quello che dell'America potrà raccontare. Gli ambienti, i paesaggi, le persone, le dinamiche politiche e sociali, le feste, i funerali. Sarà assolutamente ingordo di immagini e di racconti. La sua vena artistica e la sua libertà intellettuale lo porteranno a sentirsi molto influenzato e molto vicino alla Beat Generation e ai suoi esponenti. Stringerà un'amicizia importantissima con Jack Kerouac, che infatti curerà l'introduzione di questo libro pazzesco, e loro insieme stringeranno un sodalizio che condizionerà la loro produzione artistica nei due campi diversi. La Beat Generation è un movimento generazionale che ha colpito i ventenni, trentenni degli anni 50 in America e che si basava su convinzioni molto estreme. Innanzitutto la totale mancanza di riconoscenza di norme, di regole da seguire e da adottare. Il rifiuto totale del materialismo, la forte influenza della religione orientale e la sperimentazione di nuove droghe e sessualità alternativa, la definivano loro. Tutto questo alla Magnum non piacerà. Tutto questo condizionerà fortemente la vita da reporter di Robert Frank e verrà rifiutato dall'agenzia, dai capi e dai soci, perché lo troveranno irriverente e lo troveranno troppo lontano dallo stile del giornalismo dell'agenzia. Frank quindi continuerà da battitore libero, ma è un fotografo eccezionale. È un fotografo che racconta l'America nei minimi dettagli, scattando di ogni foto di strada dei ritratti nel paesaggio, dei ritratti nell'ambiente. Ogni foto è più foto messa insieme. Impossibile non notare Robert Frank. Tant'è che lui nel 1955 per la prima volta la Guggenheim Foundation elargisce una borsa di studio e la concede proprio a Robert Frank. Con quei soldi lui per 2 anni girerà tutta l'America, raccoglierà oltre 24.000 scatti che poi atterreranno in questo libro che Kerouac curerà e battezzerà. Questa è la vera America per loro. Qui fanno un racconto vero e non imbellettato come hanno fatto i fotografi Magnum. Non raccontano celebrities, non raccontano i divi di Hollywood,
non raccontano l'alta borghesia, non entrano nelle case delle famiglie per bene. Lui entra nei pub, va ai funerali della gente di colore, guarda i paesaggi, studia la strada, racconta la verità, la sua verità. E questo farà impazzire l'America. Continuerà la sua carriera di fotografo fino a che nel 1970 un dolore lo devasta. La figlia Andrea muore a 20 anni in un incidente aereo e nel frattempo al suo secondo figlio verrà diagnosticata una forte schizofrenia. Questi dolori di un padre fermano la produzione fotografica e, se mi consentite, chi fa fotografia per passione non riesce mai a scindere il dolore e la fotografia. O scatta perché soffre o smette di scattare perché soffre. È talmente un impulso di pancia e di cuore che le due cose sono connesse in maniera parallela o inversa. Quindi lui lascia la fotografia totalmente, smette, decide di dedicarsi al progetto di un film e poi, dopo tanti anni, si riavvicina alla fotografia, che non sarà più questa. Non sarà più l'America, non sarà più la pellicola in bianco e nero, non sarà più street photography, non sarà più fotogiornalismo. Saranno delle sperimentazioni materiche, quindi non sarà sperimentata la tecnica di scatto o il soggetto scattato, ma la sperimentazione avverrà proprio sul materiale, sulla pellicola, sulla Polaroid. Gratterà, scalfirà i materiali per vedere il risultato che viene fuori. Robert Frank quindi ha una vita fatta di mille sfaccettature. Parte dall'Europa col sogno americano, arriva in America e rinuncia al suo sogno. Sente di poter essere un fotografo magnum, ma viene rifiutato. Ha un percorso artistico importante con delle influenze, amicizie e flussi di arte davvero notevoli, come quelli della Beat Generation e di tante altre discipline. Eppure sarà un episodio personale a fermarne la carriera. E trovo sia meraviglioso questo aspetto estremamente umano che un grande talento ha. Come tutto si ferma poi quando il privato ha una battuta d'arresto importante. Io questo lo trovo assolutamente umano e assolutamente bellissimo. Ci tenevo a farvi vedere questo libro perché racconta l'America, perché lo fa in una maniera meravigliosa e perché davvero è stato il racconto iconico di un tempo preciso che ormai non c'è più. Un racconto diverso da quello che abbiamo visto finora e che ci permette quindi di chiudere il percorso sulla fotografia degli anni 50 e 60 in America sotto, diciamo, il controllo dell'agenzia Magnum. Oggi siamo andati a conoscere un battitore libero e dalla settimana prossima cominceremo un nuovo percorso in cui vi racconteremo i fotografi che ci hanno appassionato e influenzato e i libri che io vi consiglio assolutamente. Vi ringrazio per essere stati con noi anche questa domenica e ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata a tutti. Ciao!